Ciao ragazzi, sono Grax, bentornati nel canale. Siamo tornati finalmente nel mio secondo villaggio di Clash of Clans. È passata un'eternità dall'ultimo episodio. Sinceramente non mi ricordo a che punto ci eravamo lasciati, ma so per certo che in queste settimane mi sono messo a testa bassa di cattiveria a maxare tutto. Manca solamente una difesa che faremo in questo episodio. Tenetevi pronti perché sono pieno di oro, quindi la faremo subito, altrimenti gli attacchi che faremo, tutti i bonus che otterremo andranno sprecati. Un'altra cosa, non maxerò tutte le mura. È un suicidio, costano 800 a pezzo e non serve assolutamente a niente. Il BH costa 1.200.000 e lo farò successivamente al multimortaio. Ovviamente lo farò offline, ma se volete un big episodio subito la prossima settimana in cui andremo a posizionare insieme tutte le novità del BH6, dovete assolutamente lasciare un bel pollicione all'insù. E ringrazio tutti quelli che già l'hanno lasciato. Mi raccomando, assicuratevi che diventi blu. Ultimamente il mobile sta facendo capricci. 7.000 per quell'episodio, grazie a tutti per il supporto. Detto questo, possiamo partire. Ci aspetta il multimortaio da fare subito perché sono strapieno. Voglio aggiornarvi un attimo per quanto riguarda la situazione del laboratorio. In questo momento i cannoni a rotelle sono in upgrade a livello 10. Poi offline insieme al municipio farò i giganti a livello 10, così da aver maxato tutto senza avere rimorsi. Andiamo ragazzi, multimortaio 1.200.000. Per i prossimi 4, 5, 6.000 attacchi, perché ne perderò un fottio, sarò nerfato. Avrò una difesa importantissima in meno. Andiamo a fare il primo attacco. Please, dammene uno buono. BH7. Non ci posso credere. Per completare questo episodio ci metterò probabilmente un anno. Vedrete addirittura il BH6 a questo punto. Mettiamo qualche baby drago esterno. Oramai mi sono specializzato con i baby draghi e li utilizzo alla grandissima. Vado anche con l'abilità, seconda abilità per il nostro Transformers. E siamo messi malissimo. Non riusciamo nemmeno a buttare giù la torre degli arcieri. C'è troppa roba in giro. Dai che va giù la torre. Ok, se buttiamo giù i petardi facciamo un grandissimo applauso. Se lo meritano tutti i baby draghi. Top baby drago, top. Quella parte è completamente in difesa da attacchi aerei. Se riusciamo a prendere il BH7 sono contento, ma non è facile. Abbiamo solamente 4 draghi e la contraerea comincia a sparare bombone giganti. Allora assicuriamoci il 50% qui sotto. Un altro draghetto dall'alto e un bel draghetto così tattico. Ne abbiamo pure un altro, quindi possiamo farcela. Please, vai giù torre degli arcieri. Ok, è andata giù. Serve il miracolo, serve veramente il miracolo. Abbiamo preso il cannone in basso, cosa non da poco. Se buttiamo giù la difesa aerea forse ce la facciamo. Ma che facciamo? Ma che cosa? Solamente un 63%. Dato che era un BH7 mi reputo soddisfatto. Please dimmi che si tratta del BH7 più scarso della storia. Ciao regà, e come iniziare malissimo un episodio. Centato così, facile facile. Questa l'ho sentita ragazzoli, la mazzata tra capo e collo l'ho sentita di brutto. Andiamo ad attivare il Big Ben velocemente e spero di rifarmi con la seconda battaglia. Almeno spero di beccare BH6. Sono l'ultimo BH5 rimasto su questo gioco. Ecco qua il nostro avversario, BH6 completamente antiaereo. Stento a crederci ragazzuoli. Proviamo sempre con la stessa tecnica, perché tanto via terra non ha assolutamente senso. Un bel baby drago qui di supporto alla macchina da war. E cerchiamo di far fuori almeno le due torri degli arcieri in alto. Ma sarà improbabile, impossibile. Un draghetto qua sopra, dai che ci sta. Vai macchina da guerra, di nuovo l'abilità. Dobbiamo ararlo, almeno il 50 credo di farlo tranquillamente. Ma sì, quello sì. Come faremo a distruggere le torri degli arcieri è un grandissimo dilemma. E una, ma dai, rimangono tutte con un capello di vita. Ma perché è così crudele questo gioco? Neanche la difesa aerea. Ma siamo seri? Ma davvero può succedere una cosa del genere? Mettiamo un baby drago qua, la difesa aerea va giù 50%, non riuscirò mai a vincere in questo modo. Facciamo l'ultimo bricioletto di percentuale. Serve il miracolo divino. Draghetto butta giù la torre degli arcieri. Ok, va giù 56%, non riusciremo mai a vincere, non sarà mai una vittoria. In qualsiasi caso sta ancora attaccando, questo è un altro 100%, vediamolo al volo. Buoni tutti che la macchina da guerra è uscita. 65, vabbè, ma che esulto che già ho perso. Ma quanto erano belli gli episodi perfect di qualche mese fa. Subito terza battaglia, siamo a 2 sconfitte, un altro BH6. Forse questo, amici miei, è leggermente, ma dico leggermente più facile. A tutte le difese aeree esterne c'è quella contraria sotto a livello 5 che mi fa un po' di paura. Ma il BH6 è abbastanza raggiungibile. Per il momento non da occupato come telefoni. Vado ad attivare l'abilità di nuovo. Distruggiamo subito la Clock Tower che ha un disastro di vita. Lo supportiamo con un baby drago. E se ci butta giù anche il calorifero sono
contento. Ovviamente il deposito non va giù per un capello, ma sono dettagli. Distruggiamo il multimortaio, ne abbiamo molti carinissimi da quella parte. Un bevidrago da sotto, un altro di qua e cerchiamo di pulire, anche se sta subendo un disastro di danni. E la torre degli arcieri non vuole andare giù. Non vogliono andare giù queste difese, non ci vanno. Almeno la Tesla che ha un capello di... ma basta. Spero sia uno scherzo, non è credibile. Ne abbiamo due e la difesa contraria non dovrebbe arrivare sul BH. E invece ci arriva la torre degli arcieri, ma non credo sia un problema. Il BH è preso, ragazzoli, il BH è preso. Forse una vittoria? Facciamo più percentuale possibile. 77%, distruggiamo il doppio cannone che ovviamente non andrà giù, rimarrà con un capello di vita, vabbè. Dai almeno la torre degli arcieri, ok, 83%. Non puoi aver vinto, non puoi, ce l'abbiamo fatta. Sì. Subito un'altra battaglia, velocissimi, e siamo contro un altro BH6. Volete sapere la verità? Io non so assolutamente come farlo. Proviamo ancora con questa strategia. Vai, grande Transformers, butta giù la Clock Tower. Ok, è andata giù tranquillamente. Solo che ci sono una marea di difese e io non so cosa posizionare. Mettiamo uno qui, uno qua giù. Un'altra volta l'abilità velocissima. C'è anche la Tesla. Ottimo, ottimo così. Abbiamo perso. Abbiamo davvero perso in maniera proprio easy peasy. Non abbiamo più... No, sta andando giù. Non abbiamo l'abilità, almeno due hit. E dagliene un'altra. Ma perché questo gioco fa sclerare in questo modo? Cioè, è questione di mini percentuali. La Tesla è andata giù. Solo che non prenderemo mai il BH, mai. Una stella fatta, abbiamo quattro baby draghi. 56%, attenzione. Mettiamo un baby drago qua sopra. E il BH come possiamo prenderlo? Proviamo a fare percentuale piuttosto che entrare a prendere il BH. Non lo so. Tipo se buttiamo un baby lì e uno magari da questa parte, ragazzi, è buona come strategia? Ditemelo voi, 71%, tanto possiamo fare solamente percentuale. Lo spaccatutto è andato giù. E la bomba contraria? No. Malissimo, ragazzi. Capello di vita, capello di vita. Serve il miracolo, please. Dimmi che ha felato. Sì, ce l'abbiamo fatta. Lo sapevo che bastava la percentuale. Andiamo a fare un'altra battaglia. Arriviamo a 2005 e concludiamo l'episodio. Diciamo che la base non è che sia delle migliori, eh? Quindi si può fare tranquillamente, anche se si tratta di un BH6. Qui ci metto un baby drago che sicuramente farà tutta quella zona ed è veramente tanta percentuale. Uno qua sopra. Aspettiamo qualche secondo e attiviamo l'abilità tipo now. Abilità del King barra Transformers barra macchina da guerra. In alto abbiamo pulito. Possiamo cominciare anche qui sotto. Camo, macchina da guerra, devi entrare. Ci serve la tua supremazia. La stiamo attivando l'abilità. La attiviamo proprio ora. E un baby drago centrale. Solo che ci sono due difese aeree e due torri degli arcieri. Non ce la faremo mai. Non ce la faremo mai. Serve un'altra abilità. Serve un'altra abilità, please. Non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. Le due stelle non le faremo. Dai che va giù. È andato giù. Non so in che modo, ragazzuoli. 62%. E vabbè, quel baby drago proprio sprecato. Serve un altro miracolo. Serve un altro miracolo, please. Ce la possiamo fare. Dio di Clash of Clans, ti prego, scendi qua nel mio account. 68, non ci credo. Raga, vi ho tagliato una battaglia persa, perché se carico la reaction mi chiudo nel canale. Anche questa battaglia sarà un'altra battaglia persa. Spero ovviamente di no. Ho messo il costruttore in basso a sinistra. In alto due baby draghi. Ne mettiamo uno qui sotto indisturbato. E cerchiamo di supportare sempre la macchina da guerra. Dobbiamo prendere il BH. Se facciamo le due stelle abbiamo una leggera probabilità di vincere, ma proprio leggera, minima minima, sottile sottile. Un baby drago qua, un'altra volta l'abilità, cerchiamo di prendere subito la difesa aerea, mentre la torre degli arcieri bassa è distratta. Ma non è possibile, cioè non va giù, un capello di vita. No, ce l'abbiamo fatta una volta. Ora con quattro baby draghi dobbiamo fare l'impossibile, tipo riuscire a prendere la Tesla, cosa alquanto improbabile. Due baby draghi sotto, dai, la Tesla deve andare giù, la Tesla deve andare giù, please. È andata giù, ragazzo. Sta andando tutto per il meglio in questa battaglia, ma non riusciremo mai e poi mai a prendere il BH. L'importante è che la torre degli arcieri sia distratta e che vada giù il prima possibile. Come on baby drago, se ciao raga. Non ce la faremo mai, non ce la faremo mai. Buttala giù. No, ce l'ha fatta, che spettacolo. 80% due stelle, seriamente? Seriamente, ragazzuoli. Seriamente, seriamente. Questo è stato un attacco perfetto, degno di nota. Ti prego, non bistellarmi con più dell'83. Vediamo al volo Alex. Ragazzuoli, si tratta di un fail, sono sicuro. Questo è un fail. 33%, sta pure laggando. Il baby drago va giù ora. Solo che la macchina da guerra ha pure l'abilità. Spero che giri la macchina da guerra. Gira, macchina da guerra, gira come se non ci fosse un domani. Vai sopra. Vai, bravissima. Sì che va sopra, sì che va sopra. Ottima questa cosa. Dai che viene targhettata da due torri degli arcieri, anche dal doppio cano. E no, scende sotto. No, scendere sotto. Non mi prendere il BH. Non mi prendere il BH. E non lo prende, ragazzoli. Ce l'abbiamo fatta. Sono contentissimo. Ho concluso questo episodio.
Spero vi sia piaciuto perché lo so che vi piace vedermi failare. Vi ricordo like di supporto se volete l'inizio del BH6 sul canale proprio la settimana prossima, un commentino qui sotto con dei consigli, soprattutto taggatemi con delle buone disposizioni, delle buone disposizioni BH6. Noi ci vediamo al prossimo episodio che sarà esattamente domani Clash Royale. Un saluto da Grax, al prossimo video, un abbraccione, ciao ragazzi!